Adesso stiamo attraversando un periodo buono perché siamo una squadra che nel giorno di ritorno fino adesso ha avuto un rendimento medio-alto, quindi i punti abbiamo recuperato bene. È chiaro che la Juventus magari non sta magari attendendo a quelle che erano le prospettive iniziali, però si sa che i campionati sono molto complicati, un po' per tutti in questo momento qua. E pensiamo anche alla capoclassifica che insomma sta attraversando un momento particolare, quindi, ma sono giocatori, sono squadre che possono così sovvertire il pronostico velocemente, ritornare a prendere il passo importante. Affrontiamo sempre comunque delle squadre di questo tipo che sono state create per poter vincere qualche competizione o per poter essere così sempre a puntino per ottenere certi risultati. Insomma. Mancano 10 partite, penso siano 10 finali, come parlano tanti miei colleghi, giustamente, perché adesso ogni partita è fondamentale per gli obiettivi che tutti ci siamo preposti. I nostri sono un po' più alti di quelli che magari si pensava all'inizio dell'anno. La squadra deve rendersi conto che ha le potenzialità per poter lavorare bene contro la Juventus, perlomeno lottare per quelle che sono le nostre capacità, e secondo me fino a quando teniamo i ritmi alti abbiamo la facoltà di mantenere, anche con un margine di errore magari più alto, però con ritmi molto elevati, penso che qualche difficoltà la Juventus potremmo crearla. Ecco, affrontare la Juventus come abbiamo affrontato la Fiorentina sarebbe di buon auspicio per poter pensare di lottare alla pari con la Juve. Valutiamo da oggi a domani, valuteremo se, assieme se è il caso da inizio o no. Spero che poi sia a disposizione e secondo me si possono fare dei cambi preventivati nel calcio. Per procedere tutto probabilmente partirà dall'inizio. Parla di Antonio Cassano, insomma. Si è allenato. Ma non serve, non bisogna allenarsi di più per essere alla pari, bisogna allenarsi bene, che è un concetto diverso. Diciamo, si è allenato bene. Per quello che può essere il giudizio intrinseco in questo momento, spero se partirà dall'inizio fare il suo per quello che può dare in questo momento. Secondo me non è al top della situazione, della condizione, però il fattore che può essere fatto male elimina anche le poche perplessità che avevamo, per cui anche per esperienza che può avere, o per quello che nel tempo in cui manterrà la condizione fisica ottimale ci può dare sul campo.